Salve guys, sono ritornato più o meno velocemente. Questa volta vedremo la realizzazione di qualcosa che ho visto che qualcuno ha chiesto sempre in rete. È molto particolare come modellazione. È una modellazione libera, quindi utilizzeremo le T-spline. In generale, ogni volta vi ho sempre detto, quando dobbiamo realizzare una forma che sia naturale, insomma morbida, qualcosa che non sia prettamente geometrico, geometrica, cioè tipo ad esempio una realizzazione CAD, perché quando parliamo di CAD stiamo parlando di componenti per lo più meccanici, quindi componenti che hanno una forte connotazione geometrica e quindi anche delle definizioni molto molto rigide, rigorose. Quando invece dobbiamo rappresentare qualcosa di più naturale, come per l'appunto è un serpente, in questo caso realizzeremo un serpente, beh, io vi consiglio di utilizzare le T-spline. D'altra parte le T-spline quasi esclusivamente sono state sviluppate per questo scopo di modellazione, per questo tipo, questo ambito di modellazione. Quindi io mi propongo di farvi vedere come arrivare ad un risultato come questo. Ok, vedete qui ho fatto diverse prove. Vedete un serpente abbastanza morbido, una testa appena accennata, insomma, di una texture che gli dà giusto questo aspetto molto, diciamo, più o meno naturale. Vediamo come realizzarlo. Questo non lo salvo neanche così. Allora, innanzitutto partiamo da una vista dall'alto di quello che potrebbe essere, per esempio, la linea media del corpo. Ok, immaginiamola così. Quindi io la faccio con una spline, perché ovviamente la spline mi dà la possibilità di realizzare delle forme morbide. Vedete, potete fare veramente quello che vi pare. Proprio questa spline così non mi piace. Facciamola così. Ok, e questo sarà il profilo del nostro serpente, insomma, visto dall'alto, va bene. L'andiamo ad aggiustare, insomma, giusto per dare quell'aspetto un po' più morbido, più naturale, tipo per esempio, che ne so, questa cuspide la facciamo un po' più così, questa qua, se ci riesco, ok, la smussiamo un po' così, insomma, gli diamo un aspetto, ok, un po' più morbido. Ah, che noia. Ok, ecco qua. Perfetto. Diciamo che così più o meno va bene. La spostiamo un po' più al centro. Andiamo sempre a sistemare un pochettino meglio. Ok, va bene. Diciamo che così potrebbe andare bene. Ok, qual è il trucco? Andiamo ad utilizzare. Allora, innanzitutto andiamo nell'ambiente Create Form. E all'interno di questo ambiente andiamo ad utilizzare questo comando pipe, selezionando questo profilo. Vedete, lui già adesso mi sta dando una T-spline visualizzata, però con questa visualizzazione che è box display. In realtà a noi interesserebbe vedere questo, però per il momento lasciamo box display perché ci dà il pretesto per andare ad agire meglio sulle sections. Che cosa sono le sections? Allora, immaginate, questo è un tubo creato insomma, con questi lati, con questi lati quadrati, che poi quando andiamo a visualizzare come smooth, cioè come morbido, insomma, beh, viene visualizzato come un tubo fatto in questo modo. Perfetto. E in realtà noi che cosa facciamo? Andiamo ad intervenire su questo percorso, andando a modificare quelle che sono per l'appunto proprio le section. Ok? Mi spiego meglio. Vedete che qua, se mettete la freccetta, vi dà la possibilità di definire la sezione iniziale e finale. Ok? Vedete che quando selezionate queste sezioni potete fare due operazioni: spostare il riferimento di questa sezione, ok, vedete, in pratica è dove quella sezione effettivamente sta intervenendo, e modificare il raggio di quella sezione, vedete? Quindi già se diamo un raggio più piccolo all'inizio, un raggio più grande alla fine, già il nostro serpente sembra quasi prendere forma, ok? In realtà io voglio dare anche la forma della testa, lo faccio contestualmente. Come si fa? Vedete che se avvicinate il mouse al percorso, vi appare questo pallino rosso. Questo pallino rosso serve per aggiungere un'ulteriore sezione di modifica, ok? Quindi io che cosa faccio? Allora, facciamo conto che questa è la parte davanti del muso, quindi che sta pure un po' più avanti. Dopodiché aggiungo una sezione, vedete? La seleziono e il modifico. Questa sarebbe la sezione più o meno della testa, poi dopo andiamo a sistemare. Metto un'altra sezione qui, stringo, sarà il collo. Vedete, già quasi sta prendendo le sembianze.
E poi do un'altra sezione un po' più panciuta verso il centro, tipo in questo modo. Ok? Vedete che già sembra che stia prendendo forma. Per gli n-type, qui possiamo dare già una forma di questo tipo, spike, open oppure square. Io vi dico, chiudiamolo così come square e poi dopo andiamo a modificare quelle che sono queste estremità. I segments, vedete qui, lui a mano che noi abbiamo aggiunto delle sezioni ha aumentato i segmenti che abbiamo incluso. Bene, io vi dico, meno ce ne mettiamo, meglio è, perché ovviamente più segmenti mettiamo, naturalmente più è preciso il profilo che staremo seguendo della spline originale, però più sono le parti che dobbiamo andare a controllare. Quindi cerchiamo di trovare il giusto compromesso, insomma, affinché il numero di segmenti non sia eccessivamente alto e né troppo basso, per poter rappresentare la nostra geometria, ok? Quindi diciamo, io mi regolo un po' a occhio, insomma, in questo modo. Va bene. Scegliere, insomma, quello che è il risultato che più vi garba. Adesso che cosa facciamo? Beh, vedete che se lo mettiamo di profilo, il nostro serpente, così come diciamo, si inspessisce, allo stesso modo scavalla anche il piano di base, diciamo, no? Quindi io che cosa farei? La prima cosa, andiamo a spostare con un bel comando move il nostro serpente al di sopra del piano. Immaginiamo che il piano sia questo qui, ovviamente, della griglia, ok? Quindi spostiamocelo in modo tale che vedete l'asse verde, nel mio caso, tagli più o meno quello che per me è la parte piatta. Diciamo che va bene così. Dopodiché, guardate, in modo molto semplice. Doppio clic su questo lato, tenete premuto CTRL, doppio clic su quest'altro lato. Vedete, ho selezionato questi due binari, chiamiamoli così, e a questo punto gli dico che questi binari voglio che siano appiattiti secondo questo piano che andiamo a selezionare, che è il piano di base. Questo qui. Ok, quindi in pratica che cosa ho fatto? Ho fatto sì che tutti i control point selezionati da quei due profili siano appiattiti sul piano di base. Vedete, voi qui anziché control point potete anche specificare surface point. Vedete che cosa vi succede, insomma, che in questo caso le superfici sono allineate su quel piano, in questo caso invece sono i control point. Comunque è del tutto irrilevante, insomma, in base al risultato che vi piace di più, scegliete quello che volete. In ogni caso, vedete che in questo caso, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ispessito il profilo del nostro serpente solo dal lato di sopra del piano, anziché da ambedue i lati, come succedeva prima, in modo simmetrico, insomma, ok? Perfetto, diciamo che così già potrebbe più o meno andare bene. Adesso, vabbè, sistemiamo la coda, che è la parte più semplice. Lo facciamo ovviamente con un edit for. Andiamo a selezionare, per esempio, questa faccia, la rimpiccioliamo, dandogli un aspetto un po' più appuntito, ovviamente. Modifichiamo anche questa sezione, la riduciamo, ovviamente. Vedete, qui in realtà, se vogliamo evitare di distorcere le nostre proiezioni, qui converrebbe utilizzare Selection Space come spazio di modifica, ovviamente. Vedete che in questo modo ci allineiamo più o meno, insomma, quello che dovrebbe essere la nostra selezione. Se volete possiamo giocare un po', vedete, con la forma. Se vogliamo modificare la forma in modo più morbido, dobbiamo attivare la soft modification in modo tale che, vedete, quando io provo a spostare la coda del serpente in questo modo, si tira appresso un poco anche le altre entità, vedete? Così, se avete seguito qualche altro mio tutorial, già spiego questo concetto. Vabbè, io qui voglio giusto dargli, vedete, un aspetto un po' più all'insù, come se il serpente. Adesso posso mettere un workspace, ok, avesse questa coda, insomma, insomma. Va bene, ovviamente divertitevi, insomma, a fare le forme che volete. Adesso dedichiamoci alla testa, che è la parte che probabilmente richiede più attenzione. Allora, innanzitutto, che cosa faccio? Abbasso un po', togliamo soft modification, abbasso un po' questa linea del collo, voglio marcare di più l'ispessimento della testa. Vado a fare cosa? Vado ad alzare un po' queste due superfici, vedete, così la testa viene un po' più schiacciata, e tenendo premuto Alt sulla tastiera vado a creare questa, vedete, questa faccia aggiuntiva. In questo modo mi compare questo profilo,
che potrebbe essere proprio quello della bocca del nostro serpente. Ok? Vedete che è venuto proprio questo invito fatto in questo modo. Adesso voglio creare l'incavo per gli occhi. E come lo faccio? Seleziono queste due facce, vado in Modify, faccio Subdivide, metto Simple e qui riduco, sbagliato, questo e questo. Ok, dobbiamo andare a ridurre, qui in questo modo, purtroppo in questo caso specifico necessito di dividere su ambedue i lati. In realtà questo perché deriva da come abbiamo ottenuto questo profilo. Vabbè, teniamolo in questo modo, va bene uguale. Insomma, qui volendo potete mettere exact, però vedete che cosa succede, che aumenta il numero di tasselli sui quali dovete andare a intervenire. Va bene uguale, insomma, bisogna solo semplicemente stare attenti di più. Dicevo, quindi per fare il profilo dell'occhio possiamo selezionare ad esempio questi segmenti qui, spostarli un po' più su, vedete che viene la forma un po' più fatta in questo modo. Allo stesso modo qui possiamo accennare un po' l'incavo dell'occhio, andiamo ad andare in Selection Space, in questo modo, ok? Vedete, abbiamo dato un po' un aspetto più, come dire, più arrabbiato, al nostro serpente. Qui attivo un soft modification, in modo tale che prova a stringere il mio mento, vedete, tirandomi appresso pure le altre cose. Insomma, facciamo una serie di modifiche consecutive. Adesso dobbiamo fare l'occhio. Prima di fare l'occhio, però, io vi consiglio di tirare fuori quello che è il piano di simmetria della testa, in modo tale che poi i due occhi li creeremo simmetricamente. Per creare il piano di simmetria, in realtà è molto semplice. Andiamo in Construct, utilizziamo il metodo del piano che passa per tre punti e scegliamo tre punti di questo, su questo per esempio asse, che passa per il piano di simmetria. Se non ci piace, perché vedete in questo caso non è proprio esattamente il piano di simmetria, provate a scegliere altri tre punti, tipo, non lo so, questo dietro. Voi lo vedete il piano come viene, insomma, e vi rendete conto se effettivamente vi piace come piano di simmetria. Fatto il piano di simmetria, adesso che facciamo? Andiamo a creare una quad ball poggiandoci proprio sul piano di simmetria e guardando per esempio di profilo, magari partiamo da quest'altro lato, iniziamo a disegnare il nostro quad ball. Ovviamente il numero di segmenti lo mettiamo il minimo possibile. Sta qua dentro, lo spostiamo con move, ok, che tanto lo dobbiamo spostare intero. Ok, adesso andiamo a modificare un po' la forma di questo occhio. Con un edit form andiamo a modificare con body, così. Non lo so perché nel Selection Space fa un po' di bizze, vedete qui appaiono dei numeri un po' strani, non so da dove escano fuori, comunque, vabbè, possiamo scegliere quest'altro metodo, è un bug ovviamente. E che cosa facciamo? Allora, innanzitutto proviamo a schiacciare questo occhio, vedete che siccome non ha preso il local come riferimento, non riesco a capire come mai, non riusciamo. No, proprio non gli piace. Insomma, fa delle cose un po' pazze. Vabbè, accontentiamoci, insomma, di quello che riusciamo a fare così. Possiamo farci molto. Dicevo, volevo schiacciarlo, tipo, in questo modo. E anche in questo modo, in modo che da dargli un aspetto un po' più ovale, fatto in questo modo qua. Adesso possiamo anche già provare a collocarlo, vedete, e gli diamo pure un aspetto un po' più arrabbiato. Vedete cosa sto facendo, gli ho dato semplicemente un po' di, ok, l'ho schiacciato un po' di qua e di là l'ho lasciato un po' più così.
Ruotate sempre continuamente la vista per capire bene nello spazio come state andando a collocare il vostro oggetto. No, questo non mi piace. Ok, diciamo che così potrebbe andare bene, anche forse un pochino più dietro. Ok, diciamo che così va bene. Ok, adesso che abbiamo un occhio, con Symmetry Duplicate andiamo a duplicare questo oggetto rispetto a quel piano che abbiamo costruito prima, che è questo. Ok, se abbiamo scelto bene il piano di simmetria, dovremmo trovarci gli occhi più o meno già belli simmetrici. Se non ci piace il risultato, con il comando Move proviamo a spostare un occhio. Vedete che i due occhi sono collegati, quindi se ne spostiamo uno si sposta anche l'altro. Beh, in questo caso basterà semplicemente, vedete, andare ad agire su uno dei due e entrambi verranno spostati in contemporanea. Bene, diciamo che i due occhi vanno bene così. Ecco, il nostro serpente, diciamo, sarebbe finito. Adesso io lo lascio così, poi ovviamente ognuno di voi può fare il risultato come meglio gli piace. Possiamo andare a dare dei materiali, giusto per dare un aspetto un po' più realistico, quindi in appearance. Io ho utilizzato un black paint. Questo qui di tipo glossy per gli occhi, perché così mi vengono degli occhi belli lucidi. E volendo anche per il corpo, possiamo usare un green glossy, di tipo glossy. Questo qua, plastic, che ci dà già un aspetto fatto in questo modo. Se volete dare un aspetto invece ancora più realistico, allora vi consiglio, modificando per esempio questo materiale di tipo questo qui, glossy, facendo doppio clic, andate in advanced e qui, come colore, anziché specificare il colore come una tinta piatta, come in questo caso, andate qui sul menu a tendina, date Image e caricate un'immagine di una texture che trovate, insomma, in rete. Se cercate Snake Texture ne trovate tantissime. Io, per esempio, vi faccio vedere questa qui. Ovviamente vanno modificati i parametri, perché vedete che la texture è stata spalmata su tutta la lunghezza del serpente, senza ripetizioni, insomma, va modificata. Per modificarla basta cliccare sull'immagine, eccola qui, e dobbiamo andare ad intervenire su quelle che sono le dimensioni fisiche di questo tassello. Vedete che i tasselli già sono messi con il tile, quindi vengono ripetuti infinite volte. Vi dico, per esempio, vedete, con un 3 mm vi rendete conto che il tassello è troppo piccolo, dovete scegliere quella che sia la dimensione che più può essere rappresentativa. 30x30, ovviamente. Questo è un altro bug purtroppo del software, che a volte non becca il constraint. 30x30 mi sembra il risultato che già possa andare bene. Tra l'altro, aver realizzato in questo modo il serpente fa sì che, questa cosa qua è importante, ve la voglio dire, se andiamo un attimo nell'ambiente render e andiamo ad analizzare come è fatto la mappa di texture, vedete qui, del serpente, vedete che il serpente già ha una texture che segue il pipe che abbiamo fatto quando abbiamo creato il form. Vedete, questo tipo di texture, che è una texture parametrica, non è facile da ottenere diversamente. Quindi realizzarlo direttamente con questo strumento pipe di form vi garantisce una texture che si avvolge intorno al serpente in questo modo. Ok? Non è una cosa così immediata, non è una cosa così banale. Questo qui, questo diagnostic che è disponibile in render, si attiva qui, vedete, in Texture Map Control. Vi voglio giusto far vedere, qui voi potete eventualmente scegliere un altro tipo di mappatura della texture, per esempio la mappatura di tipo planare. Vedete, questa è una mappa che praticamente viene applicata dall'alto, però vedete poi in queste zone qui vi crea queste striature che potrebbero essere indesiderate, ma soprattutto vedete che la mappa non segue la curva del serpente perché è una proiezione dall'alto. Oppure esiste questa texture di tipo box, che è quello che più si avvicina poi a quello che potrebbe servirci, però è un box che praticamente contorna il nostro oggetto. Qui con Diagnostic Texture vedete effettivamente qual è l'effetto. Vedete, il box proietta la texture in questo modo. C'è Spherical che vedete fa una distorsione di tipo polare qui al centro. E se mettete qui Appearance vedete che cosa combina. E poi c'è il Cylindrical che però non segue. È un cilindro fisso, non segue certo la curvatura del nostro serpente, quindi vedete,
non fai questo qua. Quindi, diciamo, l'unico modo per ottenere una proiezione della texture fatta meglio è utilizzare Automatic. E con Automatic vedete che effettivamente l'appearance è quella più desiderabile, insomma. Quindi, diciamo, questo è il nostro serpente, infine. Io adesso che cosa faccio? Perché mi voglio divertire un pochino. Gli do un environment particolare, lo mettiamo che siamo nel deserto, nel dry lake bed, ci piace? Ma sì, dai che va bene, dry lake bed, quindi attiviamo questo. In settings mettiamo environment come background, vedete? E soprattutto, vabbè, la brightness è aumentato perché abbiamo cambiato environment, quindi va bene così. Diamo close, proviamo a fare un rendering di questo. Ah, ovviamente dobbiamo innanzitutto salvare. Serpente spline. Andiamo a fare un rendering del nostro serpente. Local render. Siccome non c'è tantissimo da realizzare, in realtà non dovrebbe metterci tantissimo. In ogni caso, vi evito l'attesa dei 2 minuti. Ecco fatto, dopo qualche istante, insomma, atteso, abbiamo ottenuto questo risultato. Adesso provo a farvi vedere il rendering che mi sono salvato, alta risoluzione. Eccolo qua, vedete. Purtroppo la texture, ovviamente, potete perdonare, è la prima che ho trovato, quindi se vedete si intravede proprio il punto di giunzione tra la fine di un tassello e quello successivo, perché la texture non è fatta bene. È stata la prima che ho trovato, mi sembrava carina, pure perché, ops, questo è un altro rendering, perdonatemi, un'altra lezione, vabbè. Dicevo, è la prima che ho trovato in rete, insomma, mi sembrava abbastanza bella perché era abbastanza naturale, quindi l'ho scelta solo per questo. Perfetto, quindi abbiamo visto come ancora una volta, quantunque dovesse essere necessario sottolinearlo, le T-spline ci abilitano una serie di possibilità per poter realizzare delle forme libere, che ben si prestano per rappresentare forme naturali, come serpenti, come oggetti anche umanoidi, insomma, l'abbiamo visto in tantissimi tutorial, questa volta l'abbiamo visto per i serpenti. Spero di aver risolto il problema dell'utente, adesso non ricordo il nome, insomma, di Facebook che aveva bisogno di questo tipo di modellazione. E in ogni caso spero vi sia piaciuto, insomma, comunque è sempre divertente, insomma, modellare con le T-spline. E eventualmente, insomma, se c'è qualcosa di dettagliato, insomma, che vi è sfuggito, che non vi ho spiegato bene, insomma, scrivetemelo nei commenti, sicuramente mi farà piacere potervi rispondere. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video.